Come si arriva ad essere vittima di una forma di pensiero coatta, secondo il buddismo antico? In uno dei sutta filosoficamente e psicologicamente più rilevanti del Sutta Pitaka, ovvero il Madhupindika Sutta, si trova un'analisi del processo che a partire da un organo di senso, dal suo corrispettivo oggetto e dalla corrispondente coscienza, porta a Papancha Sanya Sankha. Questo è un composto difficile da tradurre, ma potrebbe essere reso in italiano come catena di concetti e diffusione discorsiva, oppure come catena di concetti e proliferazione. Il passo particolarmente rilevante all'interno del sutta in esame è quello in cui si dice che indipendenza, paticcia, dall'occhio, chakkhu, e dalle forme visibili, rupa, sorge la coscienza visiva, chakkhu vijnana. L'incontro dei tre corrisponde al contatto, passa, in dipendenza dal contatto sorge la sensazione, vedana, ciò che uno sente, quello percepisce o riconosce, sanya, ciò che uno percepisce, su quello pensa o riflette, vitakka, il pensiero discorsivo, cioè, ciò su cui uno pensa, su quello prolifera concettualmente, papancha. Arrivati a questo punto, il soggetto subisce l'inarrestabile dispiegamento discorsivo concettuale, Papancha Sanya Sankha, che a partire dall'oggetto visibile percepito crea associazioni mentali riguardanti il passato, il presente e il futuro, che finiscono col sopraffare completamente il soggetto ordinario, che così si ritrova legato alla proliferazione mentale. Lo stesso processo vale naturalmente per i rimanenti sensi, i rispettivi oggetti e le rispettive coscienze, dunque orecchio, suoni, coscienza uditiva, naso, odori, coscienza olfattiva e così via. A partire dalle basi interne, dalle basi esterne e dalle coscienze corrispondenti, in assenza di sati il processo percettivo inevitabilmente tende a essere influenzato e distorto dall'inarrestabile profluvio concettuale, fino a che il soggetto non si ritrova incastrato in una fitta rete di associazioni di pensiero che si allarga sempre più, rivolgendosi a tutti i tempi, passato, presente, futuro. Per questo motivo, Papancha Sanya Sankha potrebbe essere inteso come una sorta di pensiero ossessivo, per il fatto che non si tratta di un pensiero attivo e deliberato, ma di un pensiero subito, che si impone al soggetto contro la sua volontà e al di fuori della sua consapevolezza lo porta a comportarsi in un modo compulsivo che fatalmente condurrà all'esperienza di dukkha. Come passare dalla soggezione a Papancha Sanya Sankha alla libertà data dall'assenza di diffusione concettuale, nippapancha? Poiché il processo che alla fine lega il soggetto alla rete dei concetti e delle associazioni mentali inizia con un organo di senso, un oggetto adeguato e una coscienza corrispondente, un possibile modo per inibire la diffusione concettuale è porre la sati come guardiano alle porte dei sensi, Indriya Sambara. Così sarà possibile evitare che a partire dalle sensazioni, vedana, si producano le distorsioni che cominciano con la percezione o cognizione, sanya, e aumentando sempre più terminano con papancha sanya sankha, la catena di concetti e diffusione discorsiva. La sorveglianza dei sensi sostanzialmente è un esercizio di discriminazione volto a, come diceva Gonze, distinguere il vero dato dei sensi dalle aggiunte che memoria, intelletto e immaginazione gli sovrappongono. Abituandosi a separare i dati dei sensi dalle loro associazioni affettive e personali spesso occulte, li si colloca in un vuoto affettivo, così che appaiono privi in sé di qualcosa di desiderabile o di ricercabile. Buddha Ghosa esprime questo concetto in pochissime parole. Chi così si esercita coglie soltanto ciò che c'è. Ciò che c'è, ossia il mero dato sensoriale, spoglio di interpretazioni aggiuntive e delle conseguenti reazioni appetitive che spontaneamente occorrono quando la sati non sia posta alle porte dei sensi. Grazie a siffatto controllo dei sensi, che rientra nell'ambito più generale della moralità, o sila, si creano i presupposti per una corretta pratica contemplativa, sia samatha che vipassana, e ci si rende conto che il desiderio sensuale non è suscitato dagli oggetti dei sensi di per se stessi, ma è una reazione nei loro confronti che tuttavia può essere inibita grazie alla pratica della consapevolezza. Non si tratta peraltro di impedire ai sensi di svolgere la loro funzione, ostacolando per esempio il vedere o l'udire.
Se si trattasse di questo, nota ironicamente il Buddha nell'Indriya Bhavana Sutta, ciechi e sordi sarebbero i migliori praticanti. La vigilanza e la purificazione dei sensi non consistono nel serrare gli organi sensoriali in modo che non recepiscano più alcunché, in modo che il loro funzionamento ordinario sia temporaneamente inibito. Non si tratta, cioè, di evitare o sopprimere l'esperienza sensoriale, bensì di viverla con equanimità e consapevolezza della sua qualità edonica, piacevole, spiacevole o neutra, e del suo carattere condizionato e impermanente. Così, per esempio, viene detto che il Buddha mangiava sperimentando il gusto del cibo, com'è naturale e inevitabile che sia, ma con consapevolezza e senza provare desiderio sensuale, in particolare senza brama di sapori. La percezione dell'oggetto deve essere pura, non contaminata da quegli impulsi, volizioni o appetiti che sorgono pressoché automaticamente quando si pone mente al nimitta e alla nubiangiana di un oggetto sensibile, ossia alla sua apparenza generale e ai suoi particolari secondari o dettagli, che dir si voglia. Non cogliere l'apparenza generale e i particolari di un oggetto significa fermarsi al puro stimolo sensoriale così come viene percepito prima di essere interpretato come per esempio ragazza, nimitta o segno complessivo, dotata di splendido sorriso, grazioso modo di parlare, dita affusolate, riso allettante, eccetera, anubhyanjana o particolari secondari. Chiaramente lo stimolo sensoriale è inevitabile, onde la disciplina dei sensi si riferisce alle successive fasi di elaborazione cognitiva dello stimolo e alle reazioni affettive e volitive che ne derivano.